Buonasera a tutti e bentrovati. Siamo i Dormienti di Efeso. Per chi non ci conoscesse, siamo un gruppo di ricercatori indipendenti. Siamo Ilaria, Serena, Ciao a tutti. Massimiliano Salve. e ancora siamo tornati dopo una pausa estiva, insomma, anche abbastanza lunga, con un nuovo incontro legato, insomma, alle serie che proponiamo. Ancora una volta siamo in compagnia di Laura Fezia. Ciao Laura. Ciao Serena, Ilaria e Massimiliano. Ciao a tutti. Siamo come sempre felicissimi di averti con noi per proseguire in questo percorso che è iniziato ormai da un anno, un percorso che racconta la storia della Chiesa nei suoi lati anche più oscuri e contraddittori. Abbiamo fatto appunto un lungo percorso partendo dalle origini proprio del cristianesimo, di come si è sviluppato, di come ha influito anche ovviamente sulla vita anche di noi tutti ancora adesso. E siamo arrivati oggi alla settima puntata che tratterà delle bolle pontificie e le crociate, quindi un argomento bello, bello denso, bello carico. Prima di passare la parola a Massimiliano e Serena per iniziare appunto questa nuova puntata, voglio chiedere a Laura di parlarci brevemente del suo ultimo libro, Vittime di Eva, un libro che parla di donne e quindi davvero attuale. Certamente, allora, Vittime di Eva, l'hai già detto tu, parla di donne, di come la discriminazione femminile è nata e si è sviluppata, ma prima ancora di come antecedentemente al 3500-4000 a.C. le società fossero prevalentemente matriarcali. Dopodiché c'è stato un capovolgimento della situazione. Perché chiarisco anche nel libro come il matriarcato non fosse il contrario del patriarcato, cioè non è che le donne quando comandavano tenessero in schiavitù gli uomini. Quando il patriarcato si è sostituito al matriarcato, sono iniziate tutte quelle cose di cui siamo vittime ancora oggi. Io mi occupo, come sapete, di Chiesa Cattolica Apostolica Romana, di Cristianesimo. Ma questa discriminazione nasce anche e purtroppo c'è ancora attualmente, molto più pesantemente che da noi, per esempio nell'Islam, che deriva dallo stesso ceppo, cioè le tre religioni abramitiche sono quelle in cui le donne sono veramente discriminate. E in alcuni casi, come per esempio nell'Islam, che vive attualmente nel 1400 e non mi ricordo più i rotti, abbia ancora delle forme di violenza che noi ufficialmente condanniamo, ma nel 1400 e mi pare che sia 35-45, non lo so, noi le bruciavamo le streghe sul fuoco, no? Quindi è forse una questione solo di evoluzione, può darsi, lo spero. Però è anche vero che da noi non è che non ci sia più discriminazione, è semplicemente mascherata meglio, però c'è ancora. E il libro continua a fare un excursus attraverso i modi in cui la figura della donna è stata sempre più identificata con le virtù che poi a un certo punto la Chiesa, dal IV secolo in avanti, ha attribuito alla sua dea madre, a quella figura femminile che aveva trovato per sostituire l'antica dea madre del Paleolitico, del Neolitico e delle società matriarcali, cioè Maria. Non soltanto che è servita non soltanto per sostituire la dea madre, ma anche per fornire alle donne cristiane un modello cui riferirsi, da imitare possibilmente. E così andiamo avanti, arriviamo fino al nostro amico Paolo di Tarso, quindi all'invenzione da parte sua del cristianesimo, a una discriminazione che intanto andava avanti e adesso, tanto per farla breve e non togliere il gusto a chi volesse leggere il libro,
arriviamo addirittura fino ai giorni nostri, a parlare anche di quelle che sono state e sono ancora oggi le discriminazioni nel mondo femminile, con un accenno a quello che sono stati i movimenti femministi, a quello che hanno ottenuto e a quello che è andato storto nei movimenti femministi, perché è molto importante anche dirlo. E poi per il resto, poi ci sono alcuni esempi di donne, di figure di donne che sono state pesantemente discriminate, non nel Medioevo, ma negli anni 50 e il Novecento, per esempio. E mi provo avanti così, fornendo anche forse qualche piccolo spunto verso le ultime pagine, qualche piccolo spunto per cominciare a capire che se le donne sono discriminate, e anche perché ce lo vogliono un po'. Ecco, che non vuol dire se la sono cercata, che sia chiaro. Però non sono in grado, perché non hanno tutto sommato più modelli cui riferirsi, hanno rinunciato in qualche modo alla loro natura di ponte tra l'umano e il divino. Direi che basta così, il Bello, resto lo lascio leggere. grazie. Direi che sintetizza Bello. in modo chiaro tutto Bello, bello. quanto. E, bene, io ringrazio Laura intanto per averci raccontato brevemente il suo libro e lascio la parola a Massimiliano e poi a Serena per l'argomento insomma, della puntata. Quindi, Tanto, parola a grazie Massimiliano. Laria. Le nostre Buonasera. bolle. Esatto, le bolle papali. Allora, io volevo fare, come al solito, faccio sempre un piccolo inciso per spiegare anche alle persone che ci ascoltano come tratteremo, affronteremo la cosa. Ovviamente sulle bolle papali, che dopo ci spiegherà Laura esattamente di che si tratta, facendo capire le varie suddivisioni che ha fatto la Chiesa Apostolica, Cattolica Apostolica Romana, e non è che andremo a trattare e a criticare gli argomenti della bolla, quanto a vedere il riflesso di come la bolla papale ha avuto nel mondo politico, diciamo così, di giurisdizionale della Chiesa Cattolica quando l'ha emessa. Quindi come conferme e sconferme nel giro di pochi anni hanno fatto queste bolle papali. Come al solito io inizio diciamo così, questa piccola conferenza citando una frase famosa, in questo caso ho usato August Bernhard Hässler, che è una persona che di concetti divini era un po' poco avvezza, e dice: la vaghezza dei concetti consente sia un'applicazione estensiva del dogma in modo da aumentare il potere del Papa, sia un'interpretazione più ristretta che, di fronte a errati insegnamenti del passato, possa sempre permettere di sostenere che essi non rientrano nel cosiddetto magistero infallibile, che sarà una delle cose fondamentali delle bolle pontificie, cioè l'infallibilità. Ma io lascio la parola a Laura, che adesso inizierà a dire la cosa, e a Serena che condurrà l'argomentazione. Grazie Massimiliano. Allora, iniziamo col dire che cosa, cioè quali e quanti sono i documenti pontifici e che differenza c'è tra loro. Allora, tu hai fatto una dottissima citazione, io ne faccio una da Leteia, no? Che a proposito delle bolle pontificie, dei documenti pontifici, dice: la Chiesa viene spesso descritta come la barca di Pietro, con il Papa come capitano. È dovere del Papa guidare la nave per farle solcare le onde turbolente del mondo fino a raggiungere le coste eterne del paradiso. Questo è come Aletheia, che sappiamo che non è certamente un giornale anticlericale, definisce i documenti papali. E attraverso questi documenti il Papa ha guidato e guida la Chiesa e questi documenti vengono intesi, è sempre Aletheia che lo dice, per il beneficio dei fedeli cristiani e sono orientati ad affrontare situazioni specifiche o argomenti teologici particolari. Vedremo che non è sempre stato così Grazie. e non è ancora adesso così. Poi vedremo in seguito come questi suddetti documenti papali siano in realtà strumenti con cui la Chiesa ha attuato la propria politica e
E soprattutto come li abbia usati per farsi gli affari propri, e per affari propri intendo proprio affari economici anche. Oppure per volgere la prua della barca di Pietro in una direzione a lei favorevole, sempre da un punto di vista politico o economico, anche quando qualche documento pontificio ha parlato di teologia. Allora, i documenti in oggetto sono le encicliche, di quelle, oggi sentiamo poco parlare di bolle, no? Sono più le encicliche che ci hanno abituati a sentire, no? In origine, questo tipo di documento era semplicemente una lettera, indirizzata ai vescovi, e a volte, che a volte i vescovi recepivano, a volte facevano finta di niente, insomma, come vedremo anche, nel corso di questa puntata. Nel tempo è diventato un documento ufficiale papale che si concentra su una particolare dottrina, su questioni di dottrina soprattutto. In genere viene inviato non solo ai vescovi, ma anche attraverso i vescovi ai sacerdoti della Chiesa. Poi ci sono appunto le bolle, che sono dichiarazioni o annunci ufficiali e tradizionalmente hanno un sigillo rotondo metallico. Su un lato apparivano, poi vedremo che adesso sono diverse, ma apparivano i ritratti di Pietro e Paolo, sull'altro il nome del Papa che emanava la bolla. La parola latina per indicare il sigillo è bulla, appunto. E quindi i documenti con questo sigillo sono diventati noti come bolle papali. Poi ci sono le costituzioni apostoliche. Le costituzioni apostoliche includono azioni del magistero, quando il Papa ha da dire qualche cosa, per esempio l'erezione di una nuova diocesi, oppure la modifica di qualche norma che regolano, non so, per esempio le scuole o le università cattoliche. E via discorrendo. Poi attualmente le usano un po' per tutto. Poi c'è quella bellissima frasetta che anche lì sta diventando sempre più di moda, che è il motu proprio. E il motu proprio è una lettera pubblicata dal Papa stesso. Io me lo vedo andare nella casella postale, alla buca delle lettere, infilarcela dentro, no? E può riguardare qualsiasi argomento. Cioè il Papa, quando voglia di parlare di qualcosa, emana un motu proprio e va bene. Poi c'è la lettera apostolica, che normalmente sono anche queste volte a chiarire delle questioni dottrinali della Chiesa, ma possono anche essere usate per altri argomenti importanti, cioè non tutto, ma di tutto, anche queste. E poi c'è l'esortazione apostolica, che è simile alla lettera apostolica, è un'esortazione che spinge la Chiesa a considerare una questione spirituale particolarmente importante, importante per il Papa, naturalmente, che emana questa esortazione apostolica. E vengono spesso emanate dopo qualche sinodo o cose del genere. Allora, torniamo alle bolle, che è l'argomento che ci interessa, di cui oggi sentiamo parlare molto poco in realtà. E Sì, anche soprattutto dimmi. aggiungo questo che mi sono dimenticato prima. Noi tratteremo le argomentazioni che vanno dal 1079, perché è la prima bolla che sappiamo che sia documentata nel Grazie. 1079, fino a quelle del XVII secolo, quando un po' si è sviluppato diciamo, questa nomenclatura che ha appena enunciato Laura. Quindi ecco perché adesso non ci sono. Sì. Non Partiamo con fanno più le la prima. bolle. Allora, no, parliamo ancora un attimo del sigillo e del nastrino, perché questa bulla era retta e, diciamo, unita alla pergamena che recava il testo della bolla attraverso un legame, un legaccio in qualche modo. Il sigillo era quasi sempre di piombo. In casi di particolare importanza, particolarmente speciali, diciamo, in casi molto speciali, poteva anche essere d'oro, è quello, insomma.
chi ha ancora una bolla in genere sono tutte conservate nelle biblioteche vaticane, insomma, le bolle con il sigillo d'oro. Poi c'era quel nastrino che poteva essere una cordicella di canapa, e in questo caso si trattava di lettere di giustizia, oppure sentenze che ordinavano un'esecuzione, oppure erano di seta rossa e gialla o verde e gialla, e in tal caso erano lettere di grazia. A partire dalla fine del XVIII secolo, il sigillo di piombo è stato sostituito ad un timbro, un inchiostro rosso, naturalmente. Sempre con l'immagine di Pietro e Paolo, circondata questa immagine dal nome del pontefice che emana. Si è fatta eccezione, parliamo recentemente, per recentemente intendiamo in questi ultimi 50-60 anni, solo per esempio in occasioni molto specialissime proprio, come la convocazione del Concilio Vaticano II. La bolla con cui Giovanni XXIII ha indetto il Concilio Vaticano II, era ancora fatta con il suo bel sigillo di piombo e non d'oro. Questo è quanto. Grazie Laura per tutte queste specifiche, che io non pensavo, devo essere sincera, non pensavo che fossero così diverse fra loro, quindi grazie per tutte queste, diciamo, Ma tutte sono queste le cose solite questioni importanti. di lana caprina della Chiesa, insomma, non è che. Va bene. Partiamo con la prima, l'omne datum optimum. Sì, dirò soltanto che farò un'estrema sintesi io di tutto quello che. Perché l'argomento, le bolle che mi avete proposto sono talmente tante e ce ne mancherebbero ancora di importanti, perché non aveva nient'altro da fare che emanare bolle, insomma, no? Questa è una bolla pontificia emanata da Innocenzo II nel 1139, con la quale viene approvato l'ordine dei Cavalieri Templari, che è anche, insomma, un argomento molto, molto vasto, no, da trattare. Naturalmente, questa bolla prescriveva anche tutte le regole per poter entrare nell'ordine. Erano regole oltretutto molto severe, che avevano lo scopo di testare che la vocazione entrare tra i pauperes, commilitones, templique Salomonis fosse autentica, insomma. Queste condizioni allora spogliavano l'aspirante cavaliere di ogni bene materiale, tanto per cambiare, non si sa bene a chi andassero questi beni. Poi il Facile cavaliere, e appunto, dopodiché, questo aspirante doveva fare un percorso spirituale di tipo monastico, e poi finalmente veniva accettato nell'ordine, doveva pronunciare i voti di povertà, castità e obbedienza, come tutti gli ordini monastici, con l'impegno, perché questo era lo statuto dell'ordine dei Templari, di difendere i luoghi santi della Palestina. Questo documento, questa bolla pontificia, è considerata storicamente l'ufficializzazione dell'ordine dei Cavalieri Templari, e qui c'è una curiosità, perché quello dei Cavalieri Templari era un ordine esente dalla giurisdizione dei vescovi, dei singoli vescovi locali, e era soggetta soltanto alla Santa Sede. Diciamo che fu la prima prelatura personale, in qualche modo, della storia. La seconda sappiamo qual è, ma anche se di recente è stata ridimensionata da Bergoglio, quindi Gesuiti Opus Dei 1 a 0. Allora, Questa ci è piaciuta. sul discorso dei templari è interessante come hanno ritenuto importante e ufficializzato quando all'inizio erano sei persone, monaci, che difendevano con la spada tutti i pellegrini. Quindi Sì.
come pensare che sei persone potevano proteggere tutti i pellegrini che giravano per la Terra Santa, complimenti sì, per la grande sì, fiducia. Ma però... ha fatto altro, diciamo, i templari. Potere si sono della lì. Fede. No, potere della fede, soprattutto del fatto che si sono inventati le lettere di credito, per esempio. Esatto. Geniale, quindi, geniale. Quindi, ecco, quindi prestavano soldi, poi appunto il prestito dei soldi, lettera di credito era che no, il pellegrino che non voleva girare con tutti i soldi, tutti i soldi aveva questa lettera di credito, andava lì, insomma, hanno inventato la banca in pratica. Esatto. Hanno inventato l'assegno, questi presidi, proprio hanno inventato l'assegno, hanno inventato tutto quello che aveva a che vedere con i soldi. Ok, prossima bolla. Andiamo con la seconda, la Quantum Predecessores. Ah, questa me la son persa, aspetta, non mi ricordo qual è. Beh, questa qui è la famosa bolla che lancia la seconda crociata. Ah, la seconda crociata, sì. Perché nella prima non c'è stata una bolla, nella prima... No, la bene, prima, sì. Ah, sì, no, perché io ne avevo un'altra. No, hai ragione, scusa, sto facendo confusione io. Andiamo, sì, sì. La Quantum Predecessore, la bolla di Eugenio III. Esatto. 1145, convocazione della seconda crociata, c'è da considerare che tutte le 8 crociate, poi ne fu bandita una nona, che non vennero incamerati, raccolti i soldi per farla e poi non fu mai fatta. Tutte le 8 crociate i cristiani conquistarono Gerusalemme una volta. Una, no? Ecco. E questa bolla era indirizzata al re francese Luigi VII. Ed essa era in mano turca, insomma c'era tutta una situazione abbastanza complicata e preoccupante chiaramente per la Chiesa. Ma la cosa carina di questa bolla è che se qualcuno, qualche cavaliere, per convincere i cavalieri a partecipare, veniva promesso il perdono di tutti i peccati e la protezione ecclesiastica sia a loro che alle loro famiglie. In più, il Papa Eugenio fece veramente uno sforzo, promise anche ai morti l'indulgenza plenaria, chi fosse morto. Cioè, questo per dire esattamente, ma una domanda più secca, Laura, dietro alle crociate, la conquista del Santo Sepolcro, che c'era esattamente dietro? Diciamocelo. C'era, come al solito, c'erano motivi politici, motivi di potere e motivi economici, perché la Chiesa non si è mai mossa se non con la ragionevole certezza, poi nelle crociate è andata un po' a farsi benedire questa ragionevole certezza, di fare soldi, che è sempre stato lo scopo principale dell'istituzione, fin dai tempi di Paolo di Tarso, quindi figuriamoci, no? Andando avanti. Contiamo anche che in questa maniera la Chiesa manipolava gli stati europei, cioè era un modo per pressare certo. Il stato del potere papale. Non è poco, perché... No, è un'altra cosa che è stato così calcolato, che le 8 crociate hanno fatto circa 3 milioni di morti in un contesto dove c'erano 7 miliardi di persone sul pianeta Terra, insomma, no? Poi il nuovo mondo non era ancora stato scoperto, quindi parliamo di Europa, Asia, insomma, quindi in entrambi da entrambe le parti, 3 milioni di morti complessivamente per ottenere niente, nulla. Ecco, esatto. Ecco perché adesso parliamo di due bolle, direi un po' particolari, perché entriamo in un mondo in cui compaiono le eresie ed insistono molto sul tema eresie, cominciando con la Ad Abolendam. Abolendam, che allora il titolo, l'incipit per intero è Ad Abolendam diversam eresium pravitatem.
Lucio III, 4 novembre 1184, Sinodo di Verona, a cui partecipava anche Federico Barbarossa, ed è di fatto la bolla che sancisce il primo nucleo di quello che diventerà il Tribunale dell'Inquisizione. Viene emanata per combattere questo spauracchio, no, dell'eresia, e soprattutto stabilisce il nuovo e molto comodo principio secondo il quale anche in assenza di testimoni si poteva essere accusati di eresia e dunque subire un processo. La norma sarà poi ancora ribadita successivamente nel 1215 dal quarto concilio lateranense, che istruirà delle procedure d'ufficio, diciamo, per combattere l'eresia. Con questa bolla quindi inizia i primi vagiti, diciamo, di quel periodo che durerà quasi 600 anni, in cui un semplice sospetto o una delazione per magari un'antipatia, semplicemente, no? Fanno parte delle umane cose, sarebbero bastati per finire sotto processo, dal quale ben difficilmente si usciva assolti, no? E spesso si finiva sul rogo, oppure con la confisca totale di tutti i beni, che era quello che alla Chiesa interessava di più. Queste pene venivano estese anche a chi, essendo a conoscenza che là abitava un eretico, o avendo il sospetto che la tal persona fosse eretica, non lo denunciava. Anche il, diciamo, l'omertoso, ecco, chiamiamolo così, poteva avere lo stesso trattamento. Poi c'è un'altra cosa carina, che la bolla ordinava alle autorità ecclesiastiche sul territorio di fare visita periodicamente a diocesi e parrocchie per scovare eventuali preti o cittadini che potessero essere considerati eretici e chiaramente agire di conseguenza. Cioè, gli eretici non soltanto bisognava aspettare che qualcuno li denunciasse, ma andavano cercati addirittura, e stanati. Da qui il termine inquisizione viene proprio di lì, ossia la meticolosa ricerca dei colpevoli. Strada facendo, lo sappiamo bene, agli eretici puri, diciamo, nudi e crudi, se vogliamo chiamarli così, si aggiungeranno le streghe che per il momento in questa bolla non vengono prese in considerazione. In questa bolla nasce, Laura, nasce anche il concetto di crociata contro gli eretici. Sì, che poi verrà ribadita da altre bolle anche. Certo. Però perché... Allora, partendo dal presupposto che non imparano dal loro passato, visto che si sono lamentati le persecuzioni dei romani, se ci sono state. Sì, perché sono delle balle anche quelle. Esatto, se ci sono state. Loro hanno comunque fatto la stessa cosa, hanno perseguitato gli eretici. Certo. Che cos'è che temevano? Perché a un certo punto io ho la salvezza, tu non hai la salvezza, a me che mi importa? È una domanda che volevo fare, io dopo la Vergentis. Ah, ecco. Okay. Scusa, anticipato. Era il terrore, è la questione del potere sempre. Io ho il potere quanto più faccio paura. Questa è una delle motivazioni di questa. E l'eretico è qualcuno che sfida il mio potere. Io ho stabilito delle regole, no? Che sono quelle contenute per esempio nel credo niceno costantinopolitano. L'eresia nasce a Nicea addirittura. Ario. Ecco, 325. Quindi siamo ben lontani da queste, ed è maturata la cosa, è già ai tempi di Ario, tanti seguaci di Ario vennero fatti fuori semplicemente. Era una sfida al potere e la Chiesa non se lo poteva permettere. Quindi non parliamo di esempi spirituali, non parliamo di, come dire, di apporto spirituale, di una presenza spirituale, di un Dio spirituale, non stiamo parlando di questo. Ma quando mai alla Chiesa è interessata la spiritualità? Mai. La spiritualità è sempre soltanto stata, volendola chiamare spiritualità,
che secondo me è un'altra cosa, la spiritualità è stata sempre il paravento dietro cui si sono nascosti. E Appunto. basta. Appunto. Se io Va bene. voglio, se, scusami, aggiungo solo Sì, questo, se vai. io voglio fare in modo che il mio potere sia riconosciuto, è chiaro che devo far fuori tutti gli oppositori, tutti, e chiunque mi sfidi, soprattutto. Sì, no, ma diciamo che è coerente con il loro, cioè con questo sistema, con questo pensiero, però quello che volevo far notare è che appunto non si parla mai di un volere spirituale in questo senso, cioè non si parla di un Dio, come dire, appunto, che dà un appoggio morale, spirituale alle persone, cioè se tu vuoi gestire un Frega popolo col niente. terrore. Ma ricordiamoci che è una religione di amore questa, vorrei Ah sì, sottolineare. certo, è quello che sto dicendo. No, esatto. Poi mi devono spiegare come Yahweh della Bibbia, che faceva, diceva Mosè di ammazzare anche i bambini, no, dei nemici, si sia trasformato in quel Dio d'amore del Vangelo, ma questo è un altro discorso. Non so se è stata una questione di così demenza senile o che cosa, perché no? Dal Signore degli eserciti siamo passati al Dio d'amore del Vangelo, Certo. senza che mai nessuno ci spieghi se sono lo stesso Dio, Io. oltretutto, lo stesso E non essere. viene detto Dio. Beh, il discorso sarebbe lungo perché ci sarebbe il figlio che comunque parte di lui, che è stato mandato per noi. Diciamo, il discorso si fa lungo e complesso e non molto chiaro, però No, ma lì insomma. Paolo se l'è inventata bene, l'ha complicato talmente. Allora, se un discorso è molto complicato, Rinuncio nessuno fa lo a sforzo di capirlo, no? capirlo. Ed è esattamente quello che vuole, ma ancora oggi vuole la Chiesa, che non si capiscano tu, che il gregge non capisca. Che si Deve essere un fidi atto di e fede, basta. infatti, no? Un atto di Deve fede, essere un atto di esatto, fede. un atto di fede. Non importa se quello che ti propongo è assurdo. Non è necessario che tu lo capisca, credi, punto. Ok, vai. Ok, Prossima bolla, Vergenti, prossimo giro. appena sento terzo. Ce l'hanno Innocenzo ancora con III. più erascidi eretici. Allora, Vergentis in senium seculi corruptelam. La corruzione del secolo che volge alla fine, significa grosso modo. Vediamo. Allora, con questa bolla siamo nel 1199. Innocenzo III cosa fa? Continua la lotta all'eresia, semplicemente, no? Perché non era bastato già ciò che era stato fatto in precedenza. E di fatto, pone le basi per le crociate antieretiche. E le due vittime più illustri, se vogliamo dire più note, di questa crociata antieretica saranno i Catari e i Valdesi. Guarda combinazione, ma è un puro caso, senza dubbio, entrambi questi movimenti criticavano aspramente, i costumi della Chiesa e predicavano un ritorno alla Chiesa povera, alla chiesa casta, no? Cosa Sì. che la chiesa di Roma assolutamente non era più. E quindi poi avevano, sembra avessero anche dei notevoli patrimoni, anche se per quello che riguarda i Catari si dice di no, si dice di sì, ci sono tutte le leggende, no? Che li riguardano. La lotta ai Catari terminerà a Monsegur nel 1244. I Valdesi verranno ancora perseguitati fino alla prima metà del 1800. Quindi, insomma, il discorso anche qui sarebbe molto vasto e dobbiamo stringere. Certo. Faremo una puntata a parte, magari, perché Sui no? Catari, magari, sui No, Valdesi, su. perché Ovviamente noi in questo facciamo proprio quello, cerchiamo di stimolare anche le persone a cercare e rendersi conto di quello che trovano. Quindi, che indubbiamente certo. possiamo anche offrire. Andiamo avanti. Che fascia fa la Chiesa, visto che siamo. Allora, Innocenzo adesso c'è la ad extirpanda, come dire, piuttosto discutibile come IV. metodo, ma purtroppo.
Innocenzo IV, 1252, è l'ennesima bolla contro l'eresia e non sarà nemmeno l'ultima, è proprio l'ossessione, no? Antieretica. Ma alzano sempre più il tiro, se tu noti. Sì, perché questa sdogana l'uso della tortura. Esatto. Nei processi per far confessare, insomma, un sospetto eretico. Con tutti dei giri fumosi di rimando al potere civile, al potere religioso, perché il potere religioso non si è mai macchiato le mani. Processava, dopodiché, per l'eventuale esecuzione che c'era quasi sempre, consegnava i malcapitati al potere civile. Però viene, punto. Allora, intanto è la conseguenza dell'assassinio dell'inquisitore generale di Milano, Pietro da Verona, che sembra, anche lì è tutto molto fumoso, sia stato assassinato dai catari. Io ho i miei dubbi, ma comunque non importa. Diciamo che ogni scusa era buona, no? Per indire una maxi o mini crociata, non importa. E quindi, comunque, con questa bolla, dice: non confessano, torturateli. Questo è poco ma sicuro. Tanto è sempre per la gloria di Dio, no? Che li torturiamo. Beh, è per salvare anche l'anima, no? Perché se tu confessi ti purifichi e quindi poi Certo, come no? Dio Però ti molte salva volte l'anima. ci stavano alcuni che dicevano comunque che la confessione sotto tortura doveva essere presa con peso molto particolare. Ci stavano dei concetti in questo tipo, perché è ovvio che uno sotto tortura, quello che ti confessa, ti fa quello che Sì, fare, se lo fa, va. appunto, certo. Quindi vabbè, lasciamo stare come concetto. Vabbè. Mo divertiamo, passiamo proprio all'economia pura adesso. Esatto, l'antiquorum habet fida relatio. Del nostro migliore amico, amico Bonifacio VIII. Bonifacio VIII, del 22 febbraio 1300, cosa fa? Organizza una festicciola, insomma, il primo giubileo della storia. Allora, con questa bolla, per poter lucrare l'indulgenza, che già il termine lucrare l'indulgenza è tutto un programma, si richiedeva da parte dei romani di compiere 30 visite alle due basiliche di San Pietro e San Paolo durante appunto questo anno santo giubilare. Mentre ai pellegrini, bontà loro, insomma, erano richieste soltanto 15, 15 visite. Nella bolla si stabiliva anche un principio che poco per volta è andato così un po' perdendosi, e cioè che il giubileo si sarebbe dovuto festeggiare, diciamo, ogni 100 anni. Ma essendo un puro e semplice e palese escamotage per fare soldi, così, e si è andata sempre più, no, diluendo, accorciando, pardon, i tempi tra un giubileo e l'altro. Prima poi è diventato 50 anni, adesso siamo a 25, insomma, grosso modo. Ogni 25 anni c'è questo giubileo, che è un puro e semplice fare cassa. Punto. Non per Dando al niente. fedele l'illusione di aver fatto qualcosa di buono per la propria anima, facendo, no? Queste, e soprattutto di aver ottenuto delle indulgenze. Guarda, questi li posso trovare anche chiunque va a cercare, sembrerebbe che al Natale del 1300, che è l'anno in cui è stato indetto il Giubileo, si sono tirate le somme diciamo così, di questa cosa, da uno storico del periodo, cioè Fernand Gregorius, qui c'è scritto infatti, che la Chiesa avesse fatto circa 50.000 fiorini d'oro da questo Ecco, Giubileo, cioè e sì. ha creato Castel Giubileo, per chi è di Roma lo può sapere, che era un posto atto per far tipo da albergo, delle persone che Sì, venivano a fare la poi visita. c'era tutto l'indotto, no? E certo, perché non volevano soldi. Ufficialmente nella bolla c'è scritto che non era obbligatoria nessuna elemosina, però c'era tutto l'indotto. Intanto le elemosine le facevano lo stesso, perché con le elemosine si compravano, no? Pezzo di paradiso, chiaramente, e lo fanno ancora adesso, no? I credenti, sotto varie forme. No, questo bisogna ricordare che l'anno giubilare non è un periodo
detto di, cioè, usciva proprio da un periodo in cui la Chiesa aveva la cassa papale veramente esigua, ridotta male. Ecco, sì, poi... anche perché il buon Bonifacio aveva fatto una bella pulizia, insomma, no? Ecco. Quindi. Le casse papali, per cui. Quindi ha avuto la genialità di fare questa cosa. In questo bisogna togliersi tanto di cappello. Cioè noi diciamo questa cosa della Chiesa, ma noi non diciamo che ha agito male. È che, come abbiamo detto, è una multinazionale. È una multinazionale, una holding, l'è sempre stata. Nei tempi antichi non si usavano il termine multinazionale holding, ma la sostanza era la stessa, insomma. Esatto. Gli sono sempre soltanto interessati i guadagni. Punto. Ma lucrare le indulgenze, lucrare, cosa vuol dire? Ed è un'espressione che viene usata ancora oggi. Ah, sì, certo. Oggi poi le indulgenze si possono creare anche via internet, non so se lo sapete. Ma è diventato più facile, appunto, internet velocizza le cose. E certo, fai un bel versamento e ti arriva a casa un papiro in cui dice 100, a seconda del quanto hai... Tot giorni di indulgenza, o per te stesso, per un'anima del purgatorio, per... sì. Poi sarà, tutto questo sarà anche alla base della, dello scisma luterano, insomma. Esatto. No? E poi dopo vedremo. Lo vedremo dopo, certo. Adesso ti trattengo un po' su questa, vai Sere. Perché continuiamo con Bonifacio VIII, con la Unam Sanctam Ecclesiam. Oh yes, 18 novembre 1302, ed è forse, dal mio punto di vista, la bolla papale più importante della storia, perché le sue conseguenze le subiamo ancora oggi. Allora, questa bolla stabilisce che l'intero pianeta, allora conosciuto naturalmente, anche perché si pensava che altrove non ci fosse, ci fosse il nulla, no? Forse. Che l'intero pianeta è di proprietà della Chiesa. Pure semplice, papale, come potremmo dire. E perché è di proprietà della Chiesa? Perché durante il diluvio universale, questa è la fantasia di Bonifacio. È la metafora che lui usa. Non ho capito, scusa. È la metafora che lui usa. È la metafora Sì, ma ce ne vuole di fantasia. L'arca di Noè fu l'unica a salvarsi, no? Conosciamo il raccontino veterotestamentario dell'arca di Noè. Si salva con il suo carico di uomini che sono... Noè, famiglie e famiglie allargate, uomini e animali, va bene. Tutto il resto dell'umanità viene sommerso dalle acque e muore, i cattivi, quelli che erano i cattivi. L'arca, secondo la fertile fantasia di Bonifacio, rappresenta la Chiesa, che è stata prescelta da Dio per ripopolare la terra, praticamente, quindi la terra appartiene alla Chiesa, semplice, no? Logico. Ma siccome la Chiesa poverina non può governare tutta la terra da sola, ne concede l'usufrutto a questo o quel re o imperatore o signore locale o quello che è, insomma, al potere civile, a qualcuno che rappresenta il potere civile. Il che significa che il potere spirituale comanda su tutto e concede o revoca il potere temporale come caspita le pare. Ed è, parlavo delle conseguenze che ancora oggi... questo è un argomento che non vorrei sbrigare con poche parole, perché secondo me richiederebbe un'intera puntata che magari potremmo pensare di fare. Vi dico soltanto che il motivo, la bolla di Bonifacio VIII del 1302, è il motivo per cui per certe pratiche amministrative gli uffici comunali vi richiedono il certificato di esistenza in vita, per esempio. Ecco. E mi fermo qua. Non abbiamo parole. Che noi siamo tutti morti durante il diluvio, no?
Serena sicuramente, perché non sa nuotare, quindi. Sì, no, io sicuramente, io nuoto come il Titanic, mi apro in due e vado a fondo, proprio. Cioè io anche se sapevo nuotare, cioè ma niente, no, proprio niente, cioè, non ce la potevo fare. No, quello che diciamo oltre a questa cosa che non è stupefacente, è aberrante, io credo, questa cosa, quello che è stupefacente è che si parli ancora di potere spirituale, quando fino adesso di spirituale non abbiamo parlato, ma continuiamo pure a chiamarlo sì, potere spirituale. Chiamiamolo così, poi se c'è qualcuno che ha esercitato il potere temporale in modo spudorato è proprio la Chiesa, lo Stato Pontificio, esatto, insomma, no, ecco, così. Allora, pastoralis preeminentiae. Allora, prima abbiamo visto la bolla con cui hanno istituito l'ordine dei Templari. Sì. Questa è la bolla con cui Clemente V, il 22 novembre 1307, ordina l'arresto dei cavalieri templari e la confisca di tutti i loro beni, che è la cosa più importante, naturalmente. Dietro questa decisione c'è la regia più o meno occulta di Filippo il Bello, Filippo IV di Francia, e il Papa era francese, Bernardo de Gotte, qualcosa del genere si chiamava, no? E Filippo il Bello cercava, è lui che ha convocato la Nona Crociata, ha raccolto i soldi e poi, come si direbbe a Napoli, saluta Massore, no, questa crociata. Partita, però i soldi sono stati raccolti chiaramente. Comunque Filippo il Bello si era trovato, siccome le guerre costano, no? E anche mantenere una corte costa, si era trovato a corto di soldi e i templari glieli avevano prestati. Filippo il Bello non ha nessuna intenzione di restituire i soldi, anche perché non erano due spicci, insomma. Non ha nessuna intenzione di restituire i soldi ai templari e manovra tanto e tanto bene così da fare in modo che il Papa Clemente, suo connazionale, ordini l'arresto, lo scioglimento dell'ordine, l'arresto dei templari e la confisca dei beni dei templari. Poi ci sono altre potenze che hanno anche interesse in tutta questa storia. E quindi a questo punto i pauperes commilitones, templique, salomonis non solo non servono più, ma addirittura erano diventati un concreto pericolo, troppo potenti e troppo ricchi. Il 18 marzo 1314 morirà sul rogo l'ultimo gran maestro templare, Jacques de Molay. A Parigi, no? Di fronte a Notre Dame, l'Ilo Juif, e lancia le sue celebri maledizioni. Due riguardano la morte dei due suoi aguzzini, quindi il Papa e il re di Francia, e dirà che sarebbero morti di lì a poco, e in effetti un caso o non un caso questo avviene, perché Clemente morirà circa un mese dopo la morte di de Molay e il secondo neanche un anno dopo, Filippo, in un incidente di caccia, cosa del genere. Poi l'altra maledizione riguarda la fine della casa reale francese entro la tredicesima generazione da Filippo. E la casa reale francese finisce con Luigi XVI, 13 generazioni dopo Filippo. E poi c'è l'ultima. L'ultima riguarda la fine della Chiesa di Roma, a 700 anni dal rogo che uccide de Molay. L'11 febbraio 2013... ne erano trascorsi 699 quando Ratzinger annuncia le proprie sorprendenti dimissioni. E anche in questo caso mi fermo qui. Io, giusto per confermarti quello che hai detto, sì, il Papa era francese, quindi confermato, e anche il fatto che, da sottolineare, che era talmente forte l'influenza che è da lì che iniziò la cattività avignonese, quindi
il convento del papato, quindi si conferma per l'ennesima volta che il potere papale ha gestito per comodità sua, perché secondo me non è che ci ha perso il papato in questa cosa a seguito. No, semplicemente si sono messi d'accordo per la cosa loro, cioè hanno trasformato una cosa che doveva essere di natura, chiamiamola divina, fatta diventare una cosa di vantaggio terreno, punto. Certo. Finito. Come sempre. Come sempre, esatto. Come sempre. Beh, la vediamo ancora meglio nella prossima, che è la Creatur Omnium et Sicut Dudum. Allora, sono in realtà due bolle dello stesso Papa. Sì, e questa è anche la breve distanza. Eugenio IV. Una è del 17 dicembre 1434, che è la Creator Omnium, e l'altra è del gennaio 1435, che è la Sicut Dudum. E riguarda ormai il nuovo mondo, insomma, no? È stato scoperto. No, diciamo che non è stato scoperto. Non ancora, però. Hanno ampliato i confini delle colonie. Sì, esatto. È una bolla che è apparentemente positiva, questa, perché vieta di ridurre in schiavitù le popolazioni indigene, no? Che abitavano le terre di conquista, diciamo. E dovrebbero entrare, ecco perché ne fa due, una in fila all'altra, no? Dovrebbero entrare in vigore, cioè se per caso esistono degli schiavi, dovrebbero essere liberati entro 15 giorni, gli dà anche una scadenza. E va però detto che entrambe le bolle furono diventarono allegramente lettera morta, quindi non se ne fece niente. Una volta tanto il potere spirituale, sì, perché aveva detto una cosa logica, no? E a favore i nostri spettatori diranno: ma come, hanno fatto la cosa giusta? Tu la segnali? Perché la segnali? Perché c'è questa, esatto, la Dundi Versus. Parliamo di esattamente 20. Quanto aspettate, scusate, perché non mi ricordo. Del 1452, 17 anni dopo, praticamente. Sì, esatto, manco 20 anni. Vai, Sere. Niccolò V, prego. No, vai Laura, vai. La Dundi Versus, no? Che è rivolta al re del Portogallo, che è sempre un sottomesso, no? Della Chiesa di Roma, del Papa, Alfonso V del Portogallo, nel quale viene incoraggiata e benedetta l'esplorazione della potenza portoghese nelle coste africane dell'Atlantico. Nel contesto dell'espansione, siccome anche l'Islam si stava espandendo anche lui, il Papa cosa dice? Benissimo, quelli puoi farli schiavi, no? Se incontri saraceni e pagani, cioè se incontri gente, tu magari molto munificamente gli proponi il battesimo, gli proponi una conversione, non ne vogliono sapere, puoi farli schiavi tranquillamente, puoi ridurli, le parole sono esattamente, in perpetua schiavitù. Il contenuto della bolla affine alla successiva bolla, la Romanus Pontifex, dove ancora una volta viene esortata la conquista, cioè vengono esortati i principi di quella di prima, insomma, quindi falli pure schiavi che non ce ne frega niente, anzi se lo meritano quasi. Io vorrei sottolineare solamente che nella prima bolla, che era a sfavore della schiavitù e tutto quanto, viene citata una frase particolare che dice che tutte le creature viventi sul pianeta Terra, conosciuto a quel tempo, sono creature di Dio, quindi sono tutti fratelli, per poi cominciare a essere filtrati attraverso le religioni. Si parla all'inizio di una barca che dovrebbe condurre tutta l'umanità, che quella barca sarebbe la Chiesa, no? Dopotutto, sì, hanno detto che la barca di Noè era la Chiesa che ha salvato l'umanità. Esatto. Sì, no. No.
Poi mi devono spiegare come hanno fatto due canguri a presentarsi per salire sull'arca dall'Australia, ma fa lo stesso. Due koala, sì sì, ha detto due canguri, dornitorinchi. Sai. Esatto. Va bene. Andiamo. E torniamo a parlare di Inquisizione. Aspetti, giusto, esatto. Torniamo a parlare dell'Inquisizione, esattamente. Allora, Papa Innocenzo VIII, 1484. Questa bolla è indirizzata agli inquisitori domenicani, ai frati domenicani, Heinrich Kramer e Jacob Sprenger. Il pontefice li invita a indagare ben a fondo sul fenomeno della stregoneria, in questo caso, quindi non sono più solo gli eretici, no? Sono già entrate le streghe nel mirino dell'Inquisizione, soprattutto in Germania e nella Valle del Reno, e li nomina super inquisitori praticamente. Tra il 1486 e il 1487 i due compari daranno alle stampe il Malleus Maleficarum, che è il più celebre manuale per individuare una strega da alcuni segni, per esempio i capelli rossi o un neo particolare, insomma tutti questi vari segni. Una volta individuata, processarla, torturarla per farla confessare, smascherare i suoi trucchi, perché le streghe, a detta dei due, usano dei trucchi per ingannare noi i santi appartenenti, i santi membri del tribunale dell'Inquisizione, e quindi poi condannarle al rogo, naturalmente. Addirittura la Summis Desiderantes Factibus verrà usata da Sprenger e suo compare e Kramer come prefazione al Malleus. Vuol dire come se operassero per il volere di Dio, insomma. Sì, ma quello sempre, ma anche le crociate vengono bandite al grido di Deus Vult. Certo. E faranno abbiamo l'autorizzazione, come per abbiamo dire Bernardo da Chiaravalle, figuriamo Deus Vult, quindi lo facciamo in nome di Dio, e di questo ho parlato a lungo in Chiesa Criminale, insomma, non nel libro Chiesa Criminale. Ci sottolineiamo che lo possiamo sempre acquistare, che è importante, che è più approfondito, quindi è importante. Esatto. Questo dire. Io vorrei solo spezzare solo un'informazione importante sul discorso delle streghe. Molte volte si pensa, o vengono citate, che le streghe, e questo Ilaria, visto che si sta occupando proprio di un podcast nostro sull'Inquisizione, si dice che ci sono stati 20 milioni di morti, 3 milioni di morti. No, esatto. Adesso Laura ci spiega che quel numero non è il numero delle streghe uccise, anche che 3 milioni di cose, veramente. Dacci una. Sì, è durato 5 secoli, 6 secoli, insomma, la faccenda. Ma se sono arrivate a processare e mandare al rogo 1 milione di persone, ecco, che non toglie niente alla gravità della cosa, naturalmente. C'era anche qualche sparuto maschietto stregone in mezzo a queste streghe, quindi insomma i numeri sì, ma si fa sempre in fretta, no? a sparare i numeri. Poi molte di queste esecuzioni di streghe sono avvenute, sempre che di cristianesimo si tratta, ma sono avvenute in ambito protestante, per esempio. Molto più presente. Salem è uno degli esempi più noti. Sì, esatto. Proprio, bisogna dire che è un numero che riguarda la totalità proprio di tutto il mondo, perché poi se dobbiamo parlare dell'ambito, per esempio, solo italiano, le vittime in realtà reali non sono poi così tante. Perché la spesso qui, per esempio, per quello che riguarda il Piemonte,
Siccome i Savoia non sono sempre stati molto attenti al soldo, no? Sono sempre stati braccino corto e quando potevano preferivano piuttosto, sono state arse vive alcune streghe anche qui, di cui si sanno perfino i nomi, insomma, che è strano perché i documenti normalmente venivano bruciati insieme alle streghe perché evitare le influenze del maligno, no? Scrivendo, secondo me, per coprire gli abusi che erano stati fatti, ma comunque i Savoia preferivano, salvo casi eclatanti, requisire i beni, incamerare Sì, ma i beni, insomma. nella maggior parte dei casi le condanne erano, sì, prigionia, confisca dei beni, cioè Certo. raramente, cioè, si arrivava all'esecuzione, doveva essere proprio. Se erano persone nullatenenti, si Sì, arrivava magari in quel all'esecuzione. caso, o comunque ci sono stati, beh, degli episodi particolari, degli eventi particolari, dovuti anche magari ad alcuni inquisitori particolarmente zelanti e anche, direi, anche un po' psicopatici per certi versi, perché c'erano delle situazioni assurde. Però nella maggior parte dei casi, anche nei verbali che si trovano, era quasi sempre confisca di beni, pagamento di Sì. multe. Questo per quanto riguarda l'ambito italiano. Se invece andiamo nel nord Europa, quindi già, o comunque anche negli Stati Uniti, eccetera, Sì. la situazione cambia, insomma, è molto più. Cambia di molto. Poi se proprio dobbiamo parlare di streghe, cioè quelle considerate streghe, Sì. che spesso erano semplicemente donne che vivevano magari ai margini di un bosco, ecco, quelle non possedendo niente, è chiaro che finivano sul rogo. Le altre no, magari. Della madre, per quelle che vivevano ai bordi del bosco, erano quelle che Certo, coltivavano erano una certa tradizione. Era Le donne fondamentalmente pagane, medicina, tra no, l'altro. erano, ecco, e quindi Sì. venivano considerate streghe, ma erano veramente nullatenenti, perché a parte la capanna nel bosco e le erbe che avevano in casa, Sì. non possedevano niente, allora di quelle molte sono finite sul rogo. Questo è. Però se vogliamo parlare di 1 milione di persone, è già una cifra che direi si può tenere in considerazione, ecco. 20 milioni assolutamente no. Insomma. Passiamo alla nostra amico Alessandro VI, che Ma dici sì, dai, del nostro signor intercedera. Sant'Intercedera ed eximini devotionis. Anche questa, su questa si potrebbe fare una bella puntata a parte. Alessandro VI e Papa Borgia, no? La intercedera è del 4 maggio 1493, un anno dopo il primo viaggio quasi di Cristoforo Colombo, ed è indirizzata ai re cattolici di Spagna che ufficialmente avevano finanziato la spedizione di Colombo, e serve a regolare una contesa che era sorta tra loro, appunto, tra il Regno di Castiglia e quello del Portogallo, quello che era lì che razziava le coste dell'Africa e poteva anche Da ridurre fare la. giocare. Ecco, esatto. Perché anche il Portogallo dice: no, momento, e a me delle nuove terre, chiamiamole scoperte, anche se sappiamo che non è vero, che cosa mi tocca? E quindi il Papa, bello bello, decide la spartizione. E concede alle due potenze i rispettivi territori sui quali governare, da depredare, insomma, dove fare quello che vogliono Che nel volevano. cattivo tempo. E lo può fare senza essere neanche, senza temere di essere contraddetto, proprio grazie alla unam sanctam del suo collega di Precedente. alcuni secoli prima, no? Perché. E ricordiamolo, il potere spirituale a decidere cosa può fare o non può fare il potere temporale. Quindi. E poi ci sarebbe da dire tutto quello che è successo tra i conquistadores finché ce n'è, insomma. Anche di quello bisognerebbe fare una puntata a parte perché ci sono, come dire, degli episodi abbastanza raccapriccianti. Esatto. Poi ci sono altre due bolle
sempre di Alessandro VI, che sono la Eximia Devotionis e la Dudum Sicqui Devo Sicquidem, che sono integrazioni della Intercetera con ampliamento dei poteri, delle concessioni ai sovrani, soprattutto a quelli spagnoli, perché ricordiamo che Rodrigo Borgia era spagnolo. Privilegia certamente. Possiamo dire che il Papa di precedente ha sfavorito il Portogallo e giustamente il Favorì. Papa catalano poi Favorisce, ha favorito sì, certo. Ci sono niente campanilismi, insomma, no? Sempre tutti super partes, questi papi Esatto, che non si è dice. potere spirituale questo, eh? Cioè io continuo a Certo, ribadire questa cosa, potere dai. spirituale, certamente. Potere spirituale questo, quindi, Sempre il potere spirituale. assolutamente. Regimini universalis ecclesiae, quindi siccome non sono abbastanza protetti, diamogli un'altra copertura, no? Ma sì, appunto. Allora, queste bolle, le prossime bolle, sono tutte di Leone X, emanate nel contesto del quinto concilio lateranense. Questa qui è del 4 maggio 1515. Ed è relativo alle esenzioni, relativa all'esenzione ai diritti dei vescovi. E i punti interessanti, ci sono vari punti che riguardano loro cose interne, e va bene. I punti interessanti veramente sono due. Il primo, allora, eventuali cause intentate che riguardano benefici ecclesiastici, la cui somma non superi i 24 ducati, però, e saranno giudicati in prima istanza dai tribunali dei vescovi locali. Quindi il potere civile fuori dalle scatole, non ci interessa, ci giudichiamo in prima istanza da noi, però al di sotto dei 24 ducati. No, stai là. Il secondo punto interessante è che è fatto divieto ai potenti, ai principi, al potere civile in generale, di molestare gli ecclesiastici. È proprio usato quel termine. Viene fatto anche divieto, la cosa che bruciava di più, di impossessarsi dei beni di una qualsiasi chiesa, o di obbligarli a vendere o cedere in affitto i benefici che avevano. Queste sono le due cose che, poi le altre sono loro questioni interne, insomma, che interessano poco sia il potere civile sia il gregge, ecco. Poi sempre di Leone X c'è la Inter Sollicitudines, sempre all'interno del quinto concilio lateranense, che è interessante perché è all'origine di qualcosa che dirò poi. Riguarda la censura preventiva della stampa. Così, Cosiddetto libri all'indice. esatto, è quello. Allora, la stampa, naturalmente, il Papa dice che la stampa è una cosa buona e giusta, è un dono di Dio, perché se non mettono Dio di mezzo anche nell'invenzione della stampa non sono contenti, perché promuove il diffondersi della cultura. Però, al fine di evitare pubblicazioni pericolose, che avrebbero potuto diffondere falsi concetti sulla dottrina cristiana, decreta, parole della bolla: nessuno ardisca stampare o far stampare libro alcuno o qualsiasi altra scrittura prima che sia stata debitamente esaminata, sottoscritta e approvata da loro, naturalmente. Che pretende. E se Come qualcuno. mai che ti metti a pensare liberamente quando leggi qualcosa? Appunto, vabbè. Bello. E naturalmente, se per caso qualcuno se ne frega di questa regoletta, scomunica, no? Viene scomunicato. L'Index Librorum Prohibitorum, di cui questo è un prodromo, diciamo, verrà istituito nel 1559 da Paolo IV e farà tanti danni. Verrà abolito da un altro Paolo, ma VI, nel 1966, quindi
Ci finiranno dentro addirittura edizioni non autorizzate della Bibbia, 45 edizioni della Bibbia, ci finirà dentro Machiavelli, ci finirà dentro, vabbè, Lorenzo Valla sarei tra i primi, no? Con la sua confutazione della donazione di Costantino, sarà tra i primi a finirci, ci finirà chiunque. Oggi non esiste più, ma in realtà ogni tanto Ratzinger l'ha fatto spesso e volentieri, per esempio, consiglierà o sconsiglierà di leggere alcuni libri la Chiesa, e ancora lo fa, quindi non esiste più l'indice, ma esiste di fatto. La parolina ce la mette, ecco. E poi c'è la terza bolla di Leone X, esatto, del 15 giugno 1520, che riguarda Lutero. E con questa bolla dà a Lutero 60 giorni di tempo per ritrattare, pena la scomunica, perché l'arma è quella, no? Per tutta risposta Lutero, penso che prima abbia fatto una pernacchia, dopodiché il 10 dicembre 1520 dà pubblicamente fuoco al diritto, ai volumi del diritto canonico, nonché alla stessa bolla papale. Un anno dopo, quindi 1521, sì, la Decet Romanum Pontificem, quella lì dice: ah, sì, va bene, ti devo scomunicare, ti scomunico, ed è la bolla ufficiale della scomunica di Lutero. Serena oggi chiedeva una cosa, no? Chiedi un po' quella cosa che dicevamo parlando. Sì, sì, perché oggi ne parlavamo, che guardavo un pochino la scaletta, ho detto, però dico, questo non sono riuscita a bruciarlo, Giordano Bruno invece ci sono arrivati. Beh sì. Giustamente certo. Massimiliano ha detto, sì, va la Pia in Germania. Detto, allora, esatto. Quindi Giordano Bruno, se ne restava fuori dall'Italia, probabilmente anche lui col tubo. Probabilmente sì. È stato poco furbo. Sì. È stato poco furbo e soprattutto si è fidato di un amico che invece l'ha tradito a Venezia. Esatto. E poi da Venezia l'hanno trasferito a Roma perché non riuscivano a venirne a capo i giudici di Venezia, ma questo è un altro discorso. Questo è un altro discorso. Quindi. Questo è un altro discorso, sì. Quindi abbiamo scomunicato Lutero. La Regnanze in Exceltis, questa è carina. Esatto, questa è molto divertente, va sottolineata il divertente di questa, vediamo. Allora, Pio V, 25 febbraio 1570, dichiara Elisabetta I, regina d'Inghilterra, eretica. No? Era protestante. Di conseguenza scomunicata e di conseguenza deposta, semplicemente. Cioè, sono anche accusata di stregoneria, mi pare. Cioè, accusata anche di stregoneria, eccetera. Privandola, secondo la propria fantasia naturalmente, di ogni potere, di ogni diritto e, cosa importante, per cui le scomuniche pesano. I papi pensavano che pesassero, in effetti in molti casi è pesato molto, svincolando i suoi sudditi dal doverle obbedienza, dal pagare le tasse, addirittura, quindi il giuramento di fedeltà e obbedienza al sovrano veniva meno, ed è il motivo per cui abbiamo visto nel corso della storia tanti re imperatori farsela addosso, insomma, l'idea di ricevere una scomunica, che altrimenti non si capirebbe, no? Ecco. Poi questa bolla viene sospesa tra il 1580 e il 1584. Sospesa. Quindi, e viene sospesa da Gregorio XIII. Immagino la scena che hanno telefonato a qualcuno, guarda, non è più eretica, guarda, stai non è più eretica, può continuare. Sì, esatto. Poi viene ripristinata nel 1588 da Sisto V. Questo significano che cambiano i papi e cambiano le alleanze. Certo. Semplicemente quello, no? Perché c'era la guerra anglo-spagnola e quindi a seconda del papa che saliva sul trono pontificio, Elisabetta poteva essere un alleato oppure poteva essere una nemica. Ricordiamoci sempre che Filippo di Spagna è il famoso comandante dell'infibile armada che ha fatto, certo, ridere, ed era sua maestà cattolicissima, quindi sì, esatto. La base di questo
Certo. Però continua a ripetere la seconda scena in cui ha detto: vabbè, guarda, mo ci ritorna qualcuno dal sì, esatto. Se decidi o pensa ci fosse stato Facebook all'epoca, ho comunicato Elisabetta prima. Poi, no, guarda, ci abbiamo ripensato. No, guarda, ci abbiamo. Quindi, sì, sì, sono cose ridicole. No, se... Però sono tutti equilibri questo. Politici. Esatto. Ecco, che venivano, che il Papa pensava di poter così manipolare a proprio piacimento. Cioè, si scomunica un'Elisabetta prima del. Io vorrei sottolineare alle persone che ci ascoltano, che ci ascolteranno, che noi abbiamo preso principalmente le bolle che erano più corpose. Ovvio che c'è sta pure la piccola bolla che ha significato, però secondo me quelle che sono quante sono più o meno le bolle che sono state prodotte, penso che sono tantissime, una marea. C'è per esempio quella di non ricordo più quale papa dove condanna a morte i gatti neri. Esatto. Ecco. Ma tuttora sono discriminati, eh? Cioè, sembra una scemenza, sì. Però tutto. Ah, lo so, certo, lo so. Io ho sempre avuto gatti neri, quindi. Ne ancora uno adesso. Non vengono adottati nelle cucciolate, quindi restano. Cioè, purtroppo è una brutta realtà. No, ma se ci capito, io li prendo su tutti perché mi piacciono i gatti neri. Trovo che abbiano una marcia in più. Quindi. Anch'io un gatto nero. Sì, è vero, noi streghe, cioè così. Quindi per dire che di buone ce ne stanno tante, ci sono molte che non significano molto, ne so, il fatto che fai arcidiacono una persona, quindi ma sì, certo. Hanno scelto quelle che fanno capire l'effetto potente della situazione, andando a finire a quella più un'altra molto potente, che forse è l'ultima. Cioè, forse è l'ultima di oggi. Sì, sì, inescrutabili divine. Esatto. Sì, anche questa è carina. Ce ne sono due, no, con questo titolo. Allora, cominciamo con quella meno importante, se vogliamo, anche se è successiva. 25 dicembre 1775, Pio VI, praticamente condanna l'illuminismo. Così. Si sveglia un mattino, no? E condanna l'illuminismo. Ce ne sarà un'altra che però non fa parte delle bolle di cui ci occupiamo, che è la Pascendi Dominici Gregis, che condannerà il modernismo, condannerà e darà una, farà in modo che la diffusione della cultura abbia veramente un arresto importante, ma fa parte di un altro periodo, quindi ce ne occuperemo un'altra volta. Questa è una di quelle tante condanne che i papi hanno emanato nel corso della storia della Chiesa contro il modernismo del momento, chiaramente, in cui... E poi c'è l'altra, inscrutabile di Sapienze, che è del 22 giugno 1622, Gregorio XV, che porta alla costituzione della Congregazione De Propaganda Fide, che è una vera potenza, che oggi, anche se è stata ribattezzata, al solito, ecco, no, oggi si chiamava allora, diciamo così, Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli. Io quando sento la parola evangelizzazione pronunciata dalla Chiesa mi preoccupo, no? Perché ricordiamoci che era per evangelizzare i popoli che le sterminavano se non ci stavano, no? Così. O li rendeva schiavi, insomma. Siccome la Congregazione de Propaganda Fide, che tra l'altro entra anche, ma questo è anche un'altra storia, nella vicenda della costruzione della truffa di Medjugorje, è incappata in uno scandalo, allora ufficialmente è stata sciolta, ma ufficialmente in realtà continua a operare sotto altre forme, sotto altre denominazioni. E lo scandalo riguarda il cardinale Sepe, che avrebbe venduto, ceduto, insomma, degli immobili della congregazione di cui era stato presidente, a prezzi irrisori, addirittura regalato a dei politici,
gli amici degli amici, insomma, le solite cosette. Le solite storie, insomma, tanto che durano da secoli queste cose, quindi... Cioè, se lo facevo, cioè, se l'hanno fatto adesso perché non lo potevano fare prima, quindi insomma... Sì, no, ma solo adesso vengono, magari c'è qualche giornalista curioso che ci incappa dentro. Un tempo nessuno osava, no? Sì, altrimenti sì, ti arrivava la scomunica, e con la scomunica avevi dei problemi, anche se eri un semplice cittadino. Non un potente, quindi certo. Questo è bene, credo che grazie Laura di cose. Direi che sì, di cose di carne al fuoco ne abbiamo messa, abbiamo anche posto le premesse per qualche puntata successiva, molte premesse, dovremmo veramente lavorare molto sulle alcune bolle che sono veramente da analizzare a fondo e... Sì, perché fanno parte della storia del periodo e hanno influenzato la storia di quel periodo storico. Sì, certo, e ci condizionano ancora oggi. Anche adesso, sì, dato, sono arrivate fino ad oggi. Beh, io spero che chi ci segue, chi ci seguirà, possa magari esprimere un parere su quello che vuole, diciamo, un attimo anche sapere di più, approfondire. Se ha una bolla da proporci. Visto se c'è una bolla da proporre, insomma. Quindi... Intanto dico queste sono tutte quelle moderne, per citarne due. Una persona che ha accettato la vostra, il vostro gradimento per i gatti neri e vuole anche lei un gatto nero. È un aspetto positivo per chi, diciamo, che noi amiamo gli animali, quindi certo, siamo pienamente d'accordo con lei in questa cosa. Dicevo, solo per citare velocemente due bolle molto importanti che esulano dal periodo che abbiamo considerato. Una è quella che ho già citato, la Pascienne di Dominici Gregis, e l'altra è l'Umane Vite. E lì ce ne sarebbe da dire, insomma. Ne parlo nel libro Vittime di Eva dell'Umane Vite. Oh, ecco. Riguarda... Ah, ecco. Noi. È arrivata una richiesta. Ah, è una richiesta arrivata, visto. Quindi chiedo di poter fare una puntata sullo sbattezzo. Io l'ho fatto seguendo i consigli tecnici di Laura e sulla PEC. Quindi magari potremmo fare una piccola pillola di spiegazione. Sì. Come fare? Allora, adesso il numero della legge non me lo ricordo a memoria, naturalmente. Comunque, a termini di legge, si può chiedere, se andate su internet, cercate legge sbattezzo e vi salta subito fuori, no? È possibile chiedere la cancellazione dei registri battesimali. Perché, per gli amici sbattezzo, però si chiama così, cancellazione dei registri battesimali, nei quali siamo stati iscritti quasi tutti, potrei dire 99,9 periodico su 100 di noi, è stato iscritto senza il proprio consenso. Esatto, quindi per continuare a mantenere il nostro nome nei loro registri, in teoria avrebbero bisogno del nostro assenso, oppure della nostra richiesta a essere cancellati, come se qualcuno vi scrivesse a un club qualsiasi dove voi non avete piacere di stare. La procedura è molto semplice, è una raccomandata, adesso ci sono le PEC naturalmente, però io consiglio sempre di mandargli della bella carta, no? Con ricevuta di ritorno, l'unico costo è quello della raccomandata con ricevuta di ritorno, con un modulo che si può trovare in internet, ce ne sono pubblicati da varie associazioni, una è la UAR per esempio, che pubblica il modulo, si compila il modulo, si allegano le fotocopie di un documento di identità e si invia alla parrocchia presso la quale si è stati battezzati. Se non la si conosce, come era il mio caso, per esempio, perché mia madre era morta quando ho chiesto, mio padre non lo sapeva, io sono stata battezzata in clinica dove sono nata, perché all'epoca non ti facevano neanche uscire dalle cliniche se prima non venivi, o dagli ospedali, dalle maternità degli ospedali, dove se non... stato, no? E anche se mia madre fosse stata viva, se gliela avessi chiesto, mi avesse chiesto perché voglio sbattezzarmi, uscivo dalla finestra, no? e allora ho indirizzato la mia richiesta, quindi ho mandato modulo e fotocopia del documento di identità alla curia di Torino, dicendo che io ero nata, aggiungendo che io ero nata
in quella particolare clinica, e però non sapevo presso che parrocchia fosse stato registrato il mio battesimo. Mi hanno risposto a tempi di record, perché io dico sempre che in Curia Torino hanno la mia foto di faccia di profilo e ci dopo la freccette, no? E quindi a tempi di record mi hanno, in 10 giorni ho avuto la risposta, ce l'ho appesa qui, ecco, con il famoso documento di sbattezzo, e poi pregheranno per me, va bene, tutte queste cose. Questa è la procedura. Ok, ok, quindi abbiamo anche accontentato il... E serve, scusatevi, aggiungo solo questo, perché qualcuno dice che ti frega te se non credi al sacramento, ma non riguarda il sacramento. Il sacramento per me è acqua fresca, quindi per tanti altri che, no? Riguarda, e si fa una goccia per volta questo lavoro, sottrarre potere alla Chiesa cattolica, che fonda il proprio potere, appunto, contrattuale, proprio potere contrattuale, sul numero degli iscritti al club. E il numero degli iscritti al club viene desunto arbitrariamente dai registri battesimali. Quindi più gente chiede lo sbattezzo, più si vedranno diminuire le schiere. Sarà un lavoro lungo, però se nessuno lo comincia, insomma, quelli continueranno a fare il bello e cattivo tempo come hanno fatto fino adesso. Ok, grazie intanto. Allora, grazie, Ilaria, grazie a voi. Ci dice la parte finale, sì. No, Ila? Sì, vabbè, intanto ovviamente ringraziamo Laura per, come sempre, per la sua presenza, preparazione, simpatia, anche insomma nel rendere ancora più interessanti degli argomenti che comunque già lo sono di per sé. La ringraziamo e l'aspettiamo e vi aspettiamo per la prossima puntata, che sarà la numero 8 e riguarderà le apparizioni mariane, che in qualche occasione abbiamo nominato, anche prima accennavi comunque Medjugorje. E quello, insomma, un tema... Non è ormai parlare di Medjugorje. Esatto. Le affronteremo da un'angolazione sulla Croce Rossa, no? Quindi. Sì. Però è un tema bello corposo anche questo. Certo. E Laura, insomma, è ben ferrata sul tema. C'è anche un suo libro. Un libro pure. Che porteremo come insomma, come supporto. Certo. Ok, quindi. Sono due i libri che dedico alle apparizioni mariane. Uno è Apparizioni mariane al Grande Imbroglio, poi c'è Dossier Fatima, che è tutto dedicato. Esatto. Due. Quindi vi ringraziamo per essere stati con noi anche questa aggiungo sera. Aggiungo una cosa prima che salutiamo tutti. Noi le apparizioni mariane le affronteremo dall'angolazione che sicuramente Laura sarà interessata, ma anche storicamente, cioè non affronteremo la cosa dal punto di vista solo le ultime 3-4 apparizioni. No. Sviscereremo proprio la storia delle apparizioni mariane, a cosa sono servite, a cosa non sono servite, cercando di... costruire santuari. Esatto, vabbè, come dice, ho sentito da una parte che in quel caso la Madonna è una palazzinara, perché è diventata una persona che puntata o a vendere medaglie o a vendere quadri miracolosi, la più ricca lì è la Madonna, bocchette con la quota, perché c'è sta pure quella, quindi c'è l'ultima che moltiplica la pizza e gli gnocchi esatto, ma poi quella, ecco, affronteremo anche quelle che sono state rivelate le apparizioni più sciocche, più scoperte, esatto. Vabbè, quindi... c'è l'ultima della povera Flavia Vento, no? Quella è una Madonna al golf club, quindi sì, non più a bambini disagiati, sull'analfabetismo non ci metterei la mano sul fuoco, ma perlomeno va bene. Ok, vai Ilaria, per i saluti finali. Sì, come dicevo appunto, ringraziamo tutti quanti coloro che ci hanno seguito, che ci seguirà, siete stati tanti e partecipi anche con i commenti, vedo, e niente, vi aspettiamo per la prossima puntata, non mancate. Buonasera a tutti. Ciao a tutti, grazie per esserci stati, ciao. Ciao.